Buonasera, sono Alessandro Pattaro. Questa è una trasmissione zero. È una prova che facciamo. E comunque vi parlo sempre da radio Idea Sostenibile, la radio di Idea Ingegneria. Volevo parlarvi dell'evento di ieri, il Big Jump 2015, che si è celebrato in data 12 luglio 2015 nella località, ecco, di San Giacomo di Musestrelle, a Carbonera, ed era l'unico evento ufficiale riconosciuto dall'ente organizzazione che si chiama European Rivers Network per il Triveneto. Ci siamo tuffati, questa era sostanzialmente la piattaforma rivendicativa, nei fiumi per chiedere, per rivendicare, ecco, questo per celebrare da una parte, per protestare dall'altra, affinché si raggiunga presto l'obiettivo ambizioso della direttiva 2060 CE, cioè il buono stato ecologico dei corsi d'acqua, che si dovrebbe tradurre anche nella balneabilità dei fiumi. E ieri a questo evento hanno partecipato tantissime persone e voglio ringraziare tutte quante, le istituzioni, i sindaci, i consiglieri, tutti i rappresentanti delle associazioni, che erano tantissime, che hanno partecipato sia alla biciclettata nella mattina e poi alla visita al bosco Galileo Galilei a Breda di Piave. Siamo stati rifocillati da Roberto Cenedese del Circolo Hauser, e poi abbiamo allestito il pranzo e hanno partecipato più di 50-60 persone. Dobbiamo ringraziare Vanna, che ci ha proprietaria, che ci ha ospitato in questo incantevole luogo. Vi inviterei ad andare a vedere le foto e anche i video di questo luogo, almeno in prossimità di questo mulino a San Giacomo di Musestrelle, sul fiume Musestre. C'è anche una pola sorgiva. Hanno partecipato tante persone, dicevo, amministratori, il sindaco di Carbonera, Gabriele Mattiuzzo, che si è anche tuffato con noi. Amministratori, dicevo, tanti, Saracelli, ad esempio del Comune di Mero, ma abbiamo anche due deputate, Arianna Spessotto del Movimento 5 Stelle e poi Simone Rubinato del Partito Democratico, e tanti, appunto, rappresentanti della, chiamiamola, società civile, ma non per dire che chi si occupa di politica, ecco, non appartenga alla società civile. Diciamo, si usa questa espressione qua, potremmo usarne anche forse una meno impegnativa, insomma, con rappresentanti delle associazioni, ecco, che animano la vita civica, ecco, diremo così, del nostro paese. E comincerei da Alberto Migiani di Bioarchitettura, che ci ha fatto anche giocare a cricket, perché è un appassionato di questo sport, assieme alla moglie Mariella. Felice Campagnaro di Cason de Pometo, dell'associazione Cason de Pometo, col fratello Davide, ed è anche di Salviamo il Paesaggio. Michele Zuin e Alberto della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, poi Fausto Pozzo Bon di Legambiente, Fabiana Turato della Vespa, dell'associazione La Vespa, che è venuta assieme al figlio, al marito, Riccardo e Mauro, e tutti quanti naturalmente sono venuti anche con le proprie famiglie, per cui rappresentanti di Italia Nostra, Arianna Spessotto con il proprio marito, dicevo prima, Simonetta Rubinato, e poi Giuliano Bersani, Lucio Bonato, Paolo Pirobon, che sono animatori del contratto di fiume Mero Vaglio Musestre, Giuliano Caturani, Salviamo il Paesaggio, Luciana Piovesan, Saracelli, poi con amici, col compagno, Gabriele Mattiuzzo, il sindaco di Carbonera, Virginio Andreuzza, Mario Canzian del Partito Democratico, Fabio Tullio di Flea PS con la propria compagna, amici, Gabriele Foresto, che
che assieme a Luigi Geller di Sentieri d'Acqua ci hanno guidato alla visita della chiesetta di San Giovanni, e poi Romeo Scarpa, il vulcanico rappresentante di Italia Nostra, Paolo Pirobonco, la moglie, la figlia, amici, insomma, poi Valente Chiregato, anche lui del Movimento 5 Stelle, con la propria figlia Olimpia, e poi Marino Marion del WWF, la moglie, la figlia, il nipote Nicolò, e poi Alessandro De Zanche di Wigam Acqua e Territorio, anche lui con la moglie Silvia, con la propria bambina, bellissima, di Isma Lamon e Marina Salvato di Decrescita, Lucio Bonato, che ho già citato, discepolo di Francesco Valerani, Massimo Bonella, che è un giornalista di Pianeta Oggi TV, che ha intervistato anche il sindaco di Carbonera, Gabriele Mattiuzzo, e poi Roberto Cenedese di Hauser, Antonio Gubellini, col proprio cagnolone, che ha recuperato le palle da cricket quando finivano in acqua, e poi Loris Donazzon del WWF, Giulia Larese, Andrea Nicre, e poi Vanna con tutti quanti gli amici, parenti, insomma tantissime persone. Penso, temo di aver fatto un torto a qualcuno, perché sicuramente le ho dimenticate, ma centinaia, più o meno un centinaio di persone, ecco, che hanno festeggiato questo evento degnamente, ecco, ricordando che non è solo una festa, ma era proprio un evento rivendicativo che faceva parte di questa azione, ecco, a livello europeo, il Big Jump. E voglio anche dire che poi in qualche modo verrà replicato questo, il pranzo, ecco, in una cena che si terrà venerdì 17 luglio, venerdì 17, come dire, per i più temerari, e a Lovadina, tra le 20 e le 23, Lega Ambiente ha organizzato un'uscita serale per andare ad ascoltare con un esperto ornitologo, l'Occhione e il Succiacapre, e prima questa uscita, questa escursione, sarà preceduta da una cena alla quale sono invitate tutte la comunità dei fiumi e la comunità del contratto di fiume Merlo Valle Musette. Vi darò maggiori dettagli, per adesso mi fermo qui, ricordando poi un altro appuntamento importante, che è quello del 3 agosto, quando si andrà a sottoscrivere a Roncade il protocollo d'intesa del contratto di fiume Merlo Valle Musette, che sancisce il passaggio formale dalla fase del quadro, della condivisione del quadro conoscitivo alla fase progettuale. Vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti.